Una partita ostica, quella tra Aurora e Matese, così come si prevedeva alla vigilia. L'Aurora ha fatto la partita della vita sfiorando il colpaccio, il Matese una partita ruvida ma bella per la vittoria salvezza. Alla fine ci è riuscita. Ercole Di Baia nel commento del dopogara e poi a seguire lo sportivissimo presidente dell'Aurora Montaquila e infine Galesio che aveva segnato il primo gol del Matese sul rigore. Tre punti importantissimi, ma soprattutto che squadra hai visto? La vittoria è stata una cosa importantissima. Ho visto una squadra non molto tranquilla perché la partita era impegnativissima. Io da una settimana che lo vado dicendo ad alcuni collaboratori della squadra, sono stato contento perché da ex calciatore ho visto nella Capriatese una squadra volitiva che non ha regalato niente, speriamo che non regali niente a nessun altro. Una sconfitta all'ultimo minuto si può dire, però una grande prestazione. Sì, siamo contenti di questi giovani che ogni giorno ci fanno sognare e poi nei minuti finali prendiamo il gol, come è successo con la Vastesa e come è successo oggi con il Matese. Ma la cosa importante è che noi retrocediamo, perdonate il bisticcio di parola, ma lo facciamo con la testa alta, perché in effetti abbiamo mantenuto il campo con una corazzata, perché Matese è una corazzata, e quindi siamo veramente orgogliosi, perché noi iniziamo sempre con 8 under e ne finiamo con 10 e siamo veramente molto contenti. Allora Galesio, una partita molto molto sofferta, però alla fine è arrivato il risultato. Sì, una partita sofferta perché abbiamo giocato contro una grande squadra che non aveva nulla da perdere, è sempre un derby, e loro hanno lasciato la vita come deve essere. E noi ci abbiamo messo il nostro, sono contento che abbiamo vinto perché è una partita importantissima per noi. Pure che hanno vinto tutti quelli di sotto, quindi era importante vincere. Sono contento per noi, per il mister, per la società, per i tifosi che ci accompagnano sempre. Ha influito anche il caldo, no? No, non penso. Tanto ancora non fa il caldo pesante come l'anno scorso, che giocavamo con il caldo pesante. Penso che ha influito un po' la voglia di loro, che ci hanno fatto un gol. E noi siamo andati un po' di morale giù, però la squadra ha reagito bene e come abbiamo dimostrato tutto il campionato non molliamo mai. Da Pietra Belare è tutto, Lorenzo Applauso e Alessandra Ravone per Casertasera.it.